una battuta è difficile, nel senso che è una roba un po' più complicata, però vediamo di presentarla in questo modo. Se lei guarda i dati che sono pubblici della borsa elettrica, lei può vedere che il costo durante il giorno è più basso rispetto al costo durante la notte, perché durante il giorno entrano le fonti rinnovabili e questa è la dimostrazione diretta che l'introduzione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico italiano determina una riduzione del costo. Però quando poi vediamo la bolletta, invece la bolletta aumenta. Perché aumenta la bolletta? Perché la bolletta non rappresenta questa situazione, ma rappresenta invece i costi di generazione, che sono per le fonti rinnovabili prevalentemente gli incentivi, per le fonti i sistemi tradizionali, cioè le grandi centrali termoelettriche con i costi della rete di distribuzione, sono costi fissi prevalentemente, perché una centrale elettrica ha un costo fisso di personale, ha un costo fisso di manutenzione, spesso ha un costo fisso di fornitura, nel senso che ci sono forniture contrattualizzate a lungo termine, per esempio per il gas piuttosto che per il carbone. Allora, mentre le fonti rinnovabili entrano nel sistema elettrico e occupano il 26% della generazione di elettricità, il costo del restante 76% più o meno che viene dai sistemi tradizionali potremmo dire che costa come se producessero il 100%, cioè la bolletta non registra il fatto che nel sistema elettrico, entrando le fonti rinnovabili, diminuisce la produzione degli altri sistemi, ma somma il costo degli incentivi delle fonti rinnovabili ai costi fissi degli altri sistemi, che sono rigidi e che perciò sostanzialmente costano sia che funzionino al 60% sia che funzionino all'80%. Questo è dovuto alla struttura attuale del sistema elettrico italiano, che poi è il sistema del monopolio, cioè noi sostanzialmente in questo momento paghiamo la bolletta del monopolio, anche se l'Enel è stata spezzettata in 10, in 8, però è sempre quello il sistema, cioè il sistema elettrico è quello. E perciò quel sistema elettrico ha un costo fisso che continua, a questo si assomma il costo degli incentivi alle fonti rinnovabili. Per cui viene detto che le fonti rinnovabili fanno aumentare i costi. Però se poi si guarda la borsa elettrica questo non è vero. Cosa bisognerebbe fare? Bisogna cambiare la struttura del costo dell'elettricità, di come cioè viene fatta pagare l'elettricità, in modo da mettere nel costo esattamente l'elettricità che entra in rete che viene consumata. E questo cambierebbe molto le cose. Però questo vuol dire che bisogna cambiare il sistema elettrico italiano. E che tempi ci sono? Nel frattempo le aziende chiudono? Quali aziende chiudono? Una battuta. No, scusate, quali aziende chiudono? Ci sono molte aziende che producono fotovoltaico? No, questa qui è un'altra storia. Gli incentivi che noi stiamo dando ora per il fotovoltaico sono superiori al costo dei moduli. Se voi confrontate gli incentivi italiani che noi abbiamo proposto, per esempio a quelli della Germania, vedete che gli incentivi italiani sono ancora più alti. Il problema delle aziende del fotovoltaico in Italia è in parte legato al sistema degli incentivi abbondanti sul quale sono sorte. Per cui anche le imprese che lavorano in questo settore devono adeguarsi. Devono rientrare in una situazione di maggiore competitività. E io infatti ho chiesto ai rappresentanti delle imprese di lavorare con noi sui dati reali, avendo chiaro che vantaggi come quelli che ci sono stati tra il 2008 e il 2010 di una redditività superiore al 25%, oltre che non essere sani in un'economia normale, non sono anche più ripetibili.
Ministro Clini, volevo chiederle, lei la sua presenza qui al Solar Expo cade proprio nel momento in cui si dovrà essere l'incontro con le regioni. Che incontro sarà? Cosa prevede appunto dalle regioni? Quali saranno le proposte o i dissensi principali con le regioni? Le regioni sicuramente chiederanno di avere un valore più alto degli incentivi e probabilmente delle norme diverse, degli strumenti diversi in termini di attuazione. La conferenza Stato-Regione è la sede nella quale ci sarà questa discussione. Io spero che il contributo delle regioni aiuti a migliorare la proposta del governo, che va migliorata soprattutto per assicurare la continuità delle attività industriali italiane nel settore delle rinnovabili. Uno strumento come quello dei registri non rischia di appesantire ulteriormente la produzione del fotovoltaico? Lo strumento dei registri è stato introdotto per evitare le speculazioni che ci sono state tra il 2008 e il 2010. Stiamo lavorando per renderlo più flessibile. Ministro, una domanda dalla televisione tedesca, per favore. Basta domanda, per piacere, che è veramente di fretta. Allora, una domanda per favore. Allora, la Commerzbank la settimana scorsa sì. Ha dichiarato che l'Italia non è più credibile e ha dichiarato che questo governo le riforme non sia riuscita a farle. Lei come risponde? Rispondo con l'invito fatto dal ministro Monti al commissario Olli Rehn ieri e al premier Merkel di cominciare a cambiare la politica europea, di uscire fuori soltanto da una politica che guarda il debito ma anche una politica che guarda la crescita. Credo che forse Commerzbank abbia sbagliato qualcosa. Grazie.